D'accordo. Ma no, 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 Daniele, un attimo, questo scatolone può anche aspettare. Ma mi sembra che questa roba sia preziosa, non è vero? Non ha importanza, lascia tutto lì. D'accordo. Scusa, mamma, dove devo mettere questa roba? Ah, questo devo usarlo oggi, quindi Annie, mettilo pure lì. Mamma mia, quante scatole! Ma le userai tutte queste cose? Naturalmente, Annie. Dopotutto questo è il mio rientro. Che bello! Voglio fare uno spettacolo bellissimo! Ah, come vorrei poter ritornare anch'io sul palcoscenico. Puoi unirti a noi quando vuoi. Lo sai che il mio Enrico non me lo permetterebbe mai. Non dovresti lasciarti condizionare così! Prenderò questo. Io invece prenderò quello. Desiderate qualcosa? Noi vorremmo... Cosa c'è di tanto divertente? Beh, io trovo che quello specchio non le si addica molto, signore. Dici davvero? E io credo che sarebbe meglio darlo a May. A proposito di May, dove si è cacciata quella ragazza? Dove sei, May? Ciao! Stai attento a non romperlo adesso! Ascolti, signore! Guardi i miei trucchi magici! Ora farò una magia che vi farà... Oh. Sbrigati, May! Fai uscire Giuppi di lì! Va bene! Su, Giuppi, fuori! Ti faccio vedere un gioco con le carte. Giocherò con te più tardi, May. Adesso ho proprio da fare. Non stavo giocando. May, vieni, dai. Svelti, ragazzi. Si parte tra 30 minuti. Caricate tutto. Forza! D'accordo. Annie, puoi venire qui un momento? Dimmi, mamma, che cosa c'è? Vorrei sapere che cosa pensi della successione dei numeri. A me sembra che vada molto bene. May! Papà! Oh, che bello! Vorrei indossarlo e fare una magia! Giuppi, vieni, balliamo un po'. Sì. È bello, vero? Giuppi, andiamo a casa, su. Ciao. Oh, piccolino! Oh, caro, caro, vieni qui dalla tua May. Nonna. E come stai, tesorino? Ma dove l'hai trovato? May, ascoltami, riesci a vedermi? Sì. Mi sembra un secolo. Oh, guarda, mamma, questo è il vestito che ho indossato al mio debutto, te ne ricordi? May, ma dove stai andando? Scusami un attimo. Sì, hai ragione. Credevo l'avessi perso. A dire il vero, anche a me piacciono le cose belle come questa. Ehi, May, guarda com'è bello questo specchio. L'ho preso con l'intenzione di regalartelo, ma trattalo bene, mi raccomando. Vieni con me, ti voglio dare una cosa molto carina. Ai! Non
puoi entrare se non apri la porta. Sono tornata. Già, e come al solito sei in ritardo. C'è stato molto lavoro oggi in negozio. Oh, mi dispiace, ma c'era moltissima roba da caricare. Ciao! Dov'è May? È rimasta insieme alla nonna. Ehi, ma che cosa è successo? Oh, qui? Niente. Stai buono, Giuppi, buono. Come sarebbe a dire non è successo niente? Guarda qui, c'è una gran polvere dappertutto. May salirà sul palcoscenico. Sì, certo. May deve studiare e giocare con i suoi amici. Se farà gli spettacoli sarà troppo occupata e non avrà tempo di stare con suo padre, capisci? Ai! Tutti i tuoi desideri verranno esauditi. Oh. Posso dare il braccialetto solo alla persona che può vedermi? Wow! Che bello! Chissà di chi è! Voglio proprio vedere! Ehi, ragazzino, ma mi stai ascoltando? Sì, ti ascolto! Devo insegnarti le parole magiche, vieni qui! Preferisco rimanere qui perché lì c'è troppa luce. Mamma, che ragazzina noiosa! Insomma, vi può sapere cosa stai facendo? Oh no, non è possibile! Adesso basta, stammi a sentire perché è molto importante. Stai ferma, per favore, hai capito? D'accordo. Ragazzi, siete tutti a bordo? Sì, ci siamo! Allora i nuovi Magic Earth sono in partenza, urrà! Non riesco a crederci. Non riesci a crederci? Oh, ma non puoi non crederti, io sono un folletto. Ma tu non mi sembri proprio un folletto, scusa. Beh, tu continuavi a dire che c'era troppa luce e allora mi sono trasformato così. Ma... Ma perché non dici le parole magiche almeno per una volta per provare i tuoi poteri magici? Oh, va bene, però non ti arrabbiare.
Beh, non dovrebbe essere molto lontano. Ehi, ehi, ferma, ferma! Fermati, May! Devo dirti che le altre cose non ho ancora finito! Più veloce della luce! La miseria ti rata! Cosa stai facendo tu lì sopra? Niente che ti riguardi. Come sarebbe a dire che non mi riguarda? Lo sai che potresti scivolare e farti molto male. È meglio che tu stia attenta, perché potrebbe essere pericoloso. E poi hai la gonna troppo corta. Colpa tua se sono caduta, hai detto delle cose orribili. Ma dai, ascolta. Sei odioso. Odioso, eh? È tutto esaurito. Però sai che c'è posto solo per 150 persone. Ma fa ugualmente piacere vedere tutti i posti occupati. Hai perfettamente ragione. Questo è il primo spettacolo super avventuroso, ultra emozionante dei nuovi Magikarp. E noi tutti faremo del nostro meglio. Senz'altro. Lo chiedo a mia nonna e così vedrà se non è vero. Diglielo tu, nonna. Oh, ma sei arrivata finalmente. Sì, finalmente ho potuto entrare. Mia nipote ha fatto qualcosa che non doveva? No, non c'è problema se fa parte del vostro gruppo. Ma se dovessi far entrare nei camerini tutti quelli che me lo chiedono, starei fresco. Che antipatico. Ma io però gliel'avevo detto che ero un membro della compagnia. Non c'è proprio niente da ridere. E poi voi come avete potuto lasciarmi a casa senza accorgervi che non ero con voi? Beh, veramente è stata colpa di tua nonna. Come sarebbe a dire tutta colpa mia se non te ne eri accorto nemmeno tu? Beh, sì, in effetti è vero. A quanto pare che tu ci sia o no, per loro non fa alcuna differenza. E ora un altro trucco, signore e signori. Siete pronti? Ecco qua, vedete questo sacco? Lo infilerò sulla mia nipotina. E voilà! E voilà! Grazie, grazie mille signori, grazie, molto gentili, grazie! Thank you.
le paroline magiche al braccialetto, il tuo desiderio si avvererà. D'accordo. Non mi ricordo le parole magiche. Vediamo quali sono, quali sono. Ah, ecco. Ciao, Ronnie. Che piacere vederti. Vuoi accomodarti? Entra. Sì, grazie. Forza, me ne vuoi brigarti? Sì, arrivo subito. Uno scoiattolo volante, non ne avevo mai visti prima. Posso tenerlo, papà, ti prego? E va bene. Lo scoiattolo, lo scoiattolo, lo scoiattolo. Che carino. Avere dei poteri magici è meraviglioso, però crea anche qualche problema. Come faccio ad andare in scena sia come Amy che come May? Nel prossimo episodio, il debutto di Amy. Non mancate!